recavano al lavoro. Sì, direi proprio di sì. Un sistema di controlli in questo caso, che credo aiuterà al ripristino della legalità in un settore importante quale appunto l'assistenza ospedaliera, ed eviterà che l'immagine dell'ospedale Ruggi d'Aragona, immagine peraltro così prestigiosa in alcuni settori di eccellenza della medicina, possa essere offuscata dal comportamento di un numero veramente rilevante di operatori sanitari che in qualche modo viola i doveri professionali e lede i diritti dell'utenza. Ecco, lei parla appunto di un altissimo numero, potremmo parlare quasi di un sistema. Direi proprio di sì, perché il numero delle violazioni accertate in questo settore è veramente elevatissimo e stupisce come non siano stati ancora attivati i controlli più rapidi e non semplicemente documentali, quali quelli del semplice cartellino marca tempo, perché si sa. È un invito che lei fa a chi dirige.